con questo piano. Okay? Ma prima, per ricordarlo un po', lo ascoltiamo per una prima volta. Allora, ecco qua. Quello è nel progetto italiano e nel libro? Il libro degli esercizi. Ah, pagina 11. Ya no lo tengo. Bene, audio 51. Audio 51. Ok, va l'audio. Unità 10. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Professore, un attimo, posso chiedere una cosa? Certamente, dimmi, dimmi pure. Sai che quest'estate avrò molto tempo libero, quindi stavo pensando di cominciare a leggere qualche rivista italiana. Lei che ne pensa? Ma può essere un buon esercizio, anche se magari all'inizio non ti sarà facile capire proprio tutto. Vuol dire che non capirò proprio niente. Riuscirai a capire tante cose, però non ti aspettare di capire tutto. Può essere un buon esercizio per capire la realtà italiana. Bene, meno male. Allora, cosa puoi consigliarmi? Dipende un po' dai tuoi interessi. Ce ne sono alcune molto popolari, molto conosciute, come Panorama, L'Espresso. Ecco, lì puoi trovare tante cose, l'attualità, la politica, l'economia, però la lingua ricordati che non sarà facile. Ho capito. Ma qualcosa un po' più leggero? Di più leggero, ma c'è Chi, che è un giornale che parla di gossip, c'è Max, che è molto moderno, però anche lì ci sono dei linguaggi giovanili, quindi non è facilissimo da comprendere. Credo che però ti piaceranno. Riviste femminile? Allora, riviste femminili, forse la migliore è Donna Moderna. È un settimanale che si occupa di moda, costume, attualità. E c'è anche Grazia. Perfetto, ma può suggerirmi qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda i viaggi, c'è questo mensile che si chiama Bell'Italia, c'è TV Sorrisi e Canzoni invece per i programmi televisivi, e poi ci sono riviste di moda come Vogue, che è un mensile, e di arredamento come Abitare, e poi ce ne sono comunque tante altre. Bene. Allora, come vi dicevo, la settimana scorsa a me di tutti i dialoghi, gli audi di questo libro, questo è quello che mi piace di più. Perché? Perché in generale tutti i dialoghi sono molto un po' attuati, no? Recitati. Molto parlati correttamente come gli attori. Invece questo qua, quello che fa la parte del professore, parla in un modo molto normale, come una persona normale. Allora è molto interessante quello. Bene, allora che cosa dobbiamo fare prima? Primo esercizio con questo audio è dice qua, ascoltate il brano e segnate le affermazioni veramente esistenti. Sì, è una specie di vero o falso, ma occhio, non è un vero o falso, perché magari una cosa che dice è vera, ma non esiste, non è presente nel dialogo. Allora semplicemente dobbiamo vedere quali di queste affermazioni sono presenti nel dialogo. Ok? Allora, prima leggiamo le affermazioni senza rispondere, solo leggendo le affermazioni, poi ascoltiamo di nuovo e voi dite che cosa è presente e che cosa no. Bene, Isabel, leggimi la 1. La ragazza chiede all'insegnante alcune riviste in prestito. Perfetto. Anita, la 2. La ragazza chiede dei consigli su cosa leggere. Perfetto, Cecilia la 3. L'insegnante trova l'idea ottima. Perfetto, Luisa. La ragazza non conosceva nessuna delle riviste.
Riviste. Riviste, esatto. Laura. Le suggerisce solo riviste che parlano di politica? No. Beh, quella la 6, ma la 5 la leggerà Isabel. Secondo l'insegnante, la ragazza non riuscirà a capire tutto. Perfetto. Allora, adesso ascoltiamo di nuovo il dialogo. Vi ho detto, lo ascolteremo molte volte. Ascoltiamo di nuovo e adesso sì che potete cominciare a vedere quali di queste affermazioni sono presenti, sono esistenti nel dialogo. Ok? Va il dialogo. Unità 10. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Professore, ah, un attimo, posso chiedere una cosa? Certamente, dimmi, dimmi pure. Sai che quest'estate avrò molto tempo libero, quindi stavo pensando di cominciare a leggere qualche rivista italiana. Lei che ne pensa? Ma può essere un buon esercizio, anche se magari all'inizio non ti sarà facile capire proprio tutto. Vuol dire che non capirò proprio niente. Riuscirai a capire tante cose, però non ti aspettare di capire tutto. Può essere un buon esercizio per capire la realtà italiana. Bene, meno male. Allora, cosa puoi consigliarmi? Dipende un po' dai tuoi interessi. Ce ne sono alcune molto popolari, molto conosciute, come Panorama, L'Espresso. Ecco, lì puoi trovare tante cose, l'attualità, la politica, l'economia. Però la lingua, ricordati che non sarà facile. Oh, ho capito. Ma qualcosa un po' più leggero? Di più leggero, ma c'è Chi, che è un giornale che parla di gossip, c'è Max, che è molto moderno, però anche lì ci sono dei linguaggi giovanili, quindi non è facilissimo da comprendere. Credo che però ti piaceranno. E riviste femminile? Allora, riviste femminili, forse la migliore è Donna Moderna. È un settimanale che si occupa di moda, costume, attualità e c'è anche Grazia. Perfetto. Ma può suggerirmi qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda i viaggi, c'è questo mensile che si chiama Bell'Italia. C'è TV Sorrisi e Canzoni invece per i programmi televisivi. E poi ci sono riviste di moda come Vogue, che è un mensile, e di arredamento come Abitare. E poi ce ne sono comunque tante altre. Bene. Allora, Isabel, leggimi di nuovo la 1 e dimmi se questa affermazione è presente o no. La ragazza chiede all'insegnante alcune riviste in prestito. No. Esatto, falso. Benissimo, non chiede riviste in prestito. In prestito. La 2. In consiglio. Esatto, però adesso quello tocca a Anita. Anita, nel 2002 dimmi se è vero. La ragazza chiede dei consigli su cose leggere. Sì, posso, a ver. Esatto, come ha detto prima Isabel, quello è la cosa quello che chiede la ragazza. Sì. Non chiede le riviste, ma chiede dei consigli. Beh. Cecilia? L'insegnante trova l'idea ottima. L'insegnante trova l'idea ottima. Sì? Sì, lui dice è una buona idea, sì? Sì, sì. Però ottima no realmente. Anche ottima in italiano ha un senso di molto buona, non è... Ottimo significa molto, no? Ok. Tu puoi dire in italiano, per esempio, sono andato ieri in un ristorante, era ottimo, nel senso molto buono. Bene. Pure un film può essere ottimo, no? Qualsiasi cosa può essere ottimo, non è esagerato come in spagnolo. Ah, ok. Bene.
Luisa, dimmi tu la 4. La ragazza non conosceva nessuna delle riviste. No. Non dice. Non lo dice, però si vede che non conosce nessuno. Si sente, perché lei chiede consigli e non... No, magari non lo dice particolarmente, però si capisce. Si capisce? Molto... Ok. Allora okay. Io direi che è vero. Beh. Sì, in nessun okay. momento dice il contrario. Ok. Laura, la 5? Sì. Secondo l'insegnante, la ragazza non riuscirà a capire tutto. È vero, perché almeno all'inizio lui dice che sarà un po' difficile. Esatto. Anche non capirà tutto, ma almeno capirà qualcosa. Bene. E finalmente Isabella, 6? Le suggerisce solo riviste che parlano di politica. Falso. Falso, esatto. Mi toccarono la falsa a me. Suggerisce un po' di tutto, no? Vero. Allora, adesso vediamo che cosa suggerisce. Sì, abbiamo questa tabella con il nome della rivista. Che tipo di rivista è, il contenuto o caratteristica? E poi dobbiamo vedere se è settimanale o mensile. Ok? Allora, ascoltiamo di nuovo e dovete cominciare a completare gli spazi vuoti, tutti questi spazi vuoti. E poi, in quelli che manca, dovete vedere se è un settimanale o un mensile. Ok? Yeah. Bene. Aspettate che cancello tutto. E comincio. Allora va di nuovo il dialogo. Unità 10. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Professore, un attimo, posso chiedere una cosa? Certamente, dimmi pure. Sai che quest'estate avrò molto tempo libero, quindi stavo pensando di cominciare a leggere qualche rivista italiana. Lei che ne pensa? Ma può essere un buon esercizio, anche se magari all'inizio non ti sarà facile capire proprio tutto. Vuol dire che non capirò proprio niente. Riuscirai a capire tante cose, però non ti aspettare di capire tutto. Può essere un buon esercizio per capire la realtà italiana. Bene, meno male. Allora, cosa puoi consigliarmi? Dipende un po' dai tuoi interessi. Ce ne sono alcune molto popolari, molto conosciute, come Panorama, L'Espresso. Ecco, lì puoi trovare tante cose, l'attualità, la politica, l'economia, però la lingua ricordati che non sarà facile. Ah, ho capito. Ma qualcosa un po' più leggero? Di più leggero, ma c'è Chi, che è un giornale che parla di gossip, c'è Max, che è molto moderno, però anche lì ci sono dei linguaggi giovanili, quindi non è facilissimo da comprendere. Credo che però ti piaceranno. E riviste femminile? Allora, riviste femminili, forse la migliore è Donna Moderna. È un settimanale che si occupa di moda, costume, attualità e c'è anche Grazia. Perfetto, ma può suggerirmi qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda i viaggi, c'è questo mensile che si chiama Bell'Italia, c'è TV Sorrisi e Canzoni invece per i programmi televisivi e poi ci sono riviste di moda come Vogue, che è un mensile, e di arredamento come Abitare e poi ce ne sono comunque tante altre. Ok, come va?
Come va con questo? Bisogna da ascoltare di nuovo. Sì, lo so. Io non apunté la prima e se mi olvidò. Adesso ascoltiamo di nuovo. Io ho sbagliato la moda, costume e attualità. Non vi preoccupate. Ok, va di nuovo l'audio. Unità 10. Quaderno degli esercizi. Ascolta. Professore, a un attimo, posso chiedere una cosa? Certamente, dimmi pure. Sai, quest'estate avrò molto tempo libero, quindi stavo pensando di cominciare a leggere qualche rivista italiana. Lei che ne pensa? Ma può essere un buon esercizio, anche se magari all'inizio non ti sarà facile capire proprio tutto. Vuol dire che non capirò proprio niente. Riuscirai a capire tante cose. Però non ti aspettare di capire tutto. Può essere un buon esercizio per capire la realtà italiana. Bene, meno male. Allora, cosa puoi consigliarmi? Dipende un po' dai tuoi interessi. Ce ne sono alcune molto popolari, molto conosciute, come Panorama, L'Espresso. Ecco, lì puoi trovare tante cose, l'attualità, la politica, l'economia. Però la lingua, ricordati che non sarà facile. Oh, ho capito. Ma qualcosa un po' più leggero? Di più leggero, ma c'è Chi, che è un giornale che parla di gossip, c'è Max, che è molto moderno, però anche lì ci sono dei linguaggi giovanili, quindi non è facilissimo da comprendere. Credo che però ti piaceranno. E riviste femminile? Allora, riviste femminili, forse la migliore è Donna Moderna. È un settimanale che si occupa di moda, costume, attualità e c'è anche Grazia. Perfetto, ma può suggerirmi qualcos'altro? Allora, quanto riguarda i viaggi, c'è questo mensile che si chiama Bell'Italia, c'è TV Sorrisi e Canzoni invece per i programmi televisivi e poi ci sono riviste di moda come Vogue, che è un mensile, e di arredamento come Abitare e poi ce ne sono comunque tante altre. Bene, meglio? Meglio. Avete finito? Sì, avete scritto tutto? O avete bisogno di ascoltare di nuovo? Per me... Hagamos intento, yo... No, ma per quello sto chiedendo. Avete bisogno di ascoltare di nuovo? O avete finito? Io la escucharía de nuevo, ascoltare de nuevo. È cosa di chiedere, non vi preoccupate, il silenzio non serve. Ascoltiamo di nuovo, non c'è problema. Unità 10. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Professore, a un attimo, posso chiedere una cosa? Certamente, dimmi pure. Sai che quest'estate avrò molto tempo libero, quindi stavo pensando di cominciare a leggere qualche rivista italiana. Lei che ne pensa? Ma può essere un buon esercizio, anche se magari all'inizio non ti sarà facile capire proprio tutto. Vuol dire che non capirò proprio niente. Riuscirai a capire tante cose. Però non ti aspettare di capire tutto. Può essere un buon esercizio per capire la realtà italiana. Bene, meno male. Allora, cosa puoi consigliarmi? Dipende un po' dai tuoi interessi. Ce ne sono alcune molto popolari, molto conosciute, come Panorama, L'Espresso. Ecco, lì puoi trovare tante cose, l'attualità, la politica, l'economia. Però la lingua, ricordati che non sarà facile. Oh, ho capito. Ma... qualcosa un po' più leggero? Di più leggero, ma c'è Chi, che è un giornale che parla di gossip, c'è Max, che è molto moderno, però anche lì ci sono dei linguaggi giovanili, quindi non è facilissimo da comprendere. Credo che però ti piaceranno. E riviste femminile? Allora, riviste femminili, forse la migliore è Donna Moderna.
È un settimanale che si occupa di moda, costume, attualità e c'è anche Grazia. Perfetto, ma può suggerirmi qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda i viaggi, c'è questo mensile che si chiama Bell'Italia, c'è TV Sorrisi e Canzoni invece per i programmi televisivi, e poi ci sono riviste di moda come Vogue, che è un mensile, e di arredamento come Abitare, e poi ce ne sono comunque tante altre. Ok, meglio? Meglio. Bene, adesso allora vediamo. Anita, come si chiama la prima rivista che parla di attualità, politica, economia ed è un settimanale? Si chiama... Espresso. Espresso? Sì. Io solo... No, la no. Seconda Espresso. Ah. Mi manca il nome della prima. Però no, ahí no está. No, per quello lo dobbiamo scrivere noi. No, lo so. Ascoltando il dialogo dobbiamo noi scrivere le cose che mancano. Cecilia, tu hai sentito il nome della prima rivista? Panorama. Panorama. Ok, io scrivo, poi controlliamo ascoltando. Cecilia, secondo te l'Espresso è un settimanale o è un mensile? Oh, no, no, non l'ho ascoltato, no. Non hai sentito. Luisa? No, non l'ho sentito. Non so se dice nel dialogo, ma penso che è un settimanale come Panorama. Poi lo vedremo. Dice tutto, occhio che se dobbiamo noi scriverlo è perché nel dialogo lo dicono. Ok. Luisa, Max è Giovanile Moderno, un mensile, poi parla di un'altra rivista che è un settimanale. Qual è? Sì, ho ascoltato Click. No, sì, però quasi. Chi? Chi? Ok. Chi? che parla di... E di che cosa parla? Gossip. 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 Ah, eso no, no, no. Io ho sentito negozio. Gossip. Sì, vuol dire gossip? Gossip è come le riviste inglese. Che parlano un po' di famosi, della vita privata dei famosi. Mm-hmm. Il gossip. Una parola non so da bene, però si usa molto in inglese. Farandula. Esatto, farandula, sì. Come cisne, sì. Bene. Laura, Donna Moderna, di cosa parla? Donna Moderna parla di moda, principalmente, costume. Perfetto. Penso che sia settimanale, ma non come? Sono sicura, non... Penso che sia settimanale, però non mi ricordo, non sono molto sicura. Non ti preoccupare, vediamo. E poi l'altra che parla di moda, costume, attualità ed è un settimanale, come si chiama? Si chiama Grazia. Grazia. Bene. Isabel, Bell'Italia, di che cosa parla? Dell'Italia, dei viaggi. Viaggi. È un settimanale o un mensile? Mensile. Un mensile, perfetto. E TV Sorrisi e Canzoni, di che cosa parla Isabel? Di TV. No, ma aspetta, lo stai provando a dire cosa pensi o che cosa hai ascoltato? No, l'idea, tutto questo esercizio. Ho ascoltato di sì, cosa pensi, non lo so. No,
Allora l'idea è un esercizio di ascolto, non di pensare che cosa penso io. Sì. Dipende da che cosa dice lui, no? Allora, Anita, che cosa dice lui su TV Sorrisi e Canzoni? Non lo so. Cecilia? Musica? Musica. Dice musica lui? Penso che sì, lo so. Volete ascoltare di nuovo? Sì. Terminiamo primero, io credo. Ok, ok. E poi, poi lo ascoltiamo. No, perché l'idea è rispondere con quello che ascoltate, per quello vi chiedo. Luisa, Vogue, di che cosa parla? Ah, Vogue è di moda. Moda. È un settimanale? Mensile. Mensile. E quale parla di arredamento? Io? Sì? Ah, abitare. Abitare. Bene, ascoltiamo, vediamo. Unità 10. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Professore, a un attimo, posso chiedere una cosa? Certamente, dimmi, dimmi pure. Sai che quest'estate avrò molto tempo libero, quindi stavo pensando di cominciare a leggere qualche rivista italiana. Lei che ne pensa? Ma può essere un buon esercizio, anche se magari all'inizio non ti sarà facile capire proprio tutto. Vuol dire che non capirò proprio niente. Riuscirai a capire tante cose. Però non ti aspettare di capire tutto. Può essere un buon esercizio per capire la realtà italiana. Bene, meno male. Allora, cosa puoi consigliarmi? Dipende un po' dai tuoi interessi. Ce ne sono alcune molto popolari, molto conosciute, come Panorama, L'Espresso. Ecco, lì puoi trovare tante cose, l'attualità, la politica, l'economia. Però la lingua, ricordati che non sarà facile. Ho capito. Ma qualcosa un po' più leggero? Di più leggero, ma c'è Chi, che è un giornale che parla di gossip, c'è Max, che è molto moderno, però anche lì ci sono dei linguaggi giovanili, quindi non è facilissimo da comprendere. Credo che però ti piaceranno. E riviste femminile? Allora, riviste femminili, forse la migliore è Donna Moderna. È un settimanale che si occupa di moda, costume, attualità e c'è anche Grazia. Perfetto, ma può suggerirmi qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda i viaggi, c'è questo mensile che si chiama Bell'Italia, c'è TV Sorrisi e Canzoni invece per i programmi televisivi e poi c'è una rivista di moda come Vogue, che è un mensile, e di arredamento come Abitare, e poi ce ne sono comunque tante altre. In generale molto bene, alcune cose che possiamo correggere. Panorama effettivamente è la prima, L'Espresso parla, lo mette insieme a Panorama, è un settimanale. Sì, per non dice che è un settimanale. Non dice, no. Non dice la parola esatta, però sì. Parla di per due. Quello ho pensato che era un settimanale. Effettivamente Chi parla di gossip, bene. Donna Moderna usa queste tre parole, vero? Moda, costumi, attualità. Attualità. Grazia, anche, bene. Bell'Italia, che parla di viaggi ed è un mensile, bene. TV Sorrisi e Canzoni dice un'altra cosa. Sì. Che cosa dice? Io? È uguale, uguale. Ah, ok. Programmi televisivi. Programmi? Mi televisivi. Programmi televisivi. Vi. Ecco.
di quello parla TV Sorrisano, programmi televisivi. E poi Vogue, che parla di moda ed è un mensile, e Abitare, che parla di arredamento. Che cos'è l'arredamento? Come decorazione, come... Ah no, sì, come de arreglo? No, quando parliamo di case, di appartamenti, è decorazione o muebles. Ah, ok. Tu, per esempio, se vuoi affittare un appartamento, te lo possono affittare arredato? Sì. O non arredato? Sì. Amoblado o no? Esatto. Allora, per esempio, se tu vai in Italia, che è molto comune andare all'IKEA, sì. IKEA è un negozio di arredamento. Ah, ok. Ok. Bene, allora finiamo con questo. Non lo voglio più sentire nella niente. E invece in questo libro eravamo arrivati alla pagina 164. Abbiamo parlato la settimana scorsa di indicazioni stradali, vero? Mm-hmm. Vi ho inviato, se non sbaglio, aspettate, 05... Sì, vi avevo inviato alcune settimane fa del vocabolario per chiedere e per spiegare come arrivare in un posto. La settimana scorsa, non mi ricordo chi c'era la settimana scorsa, solo... Anita ed io. Esatto, eravate solo in due la settimana scorsa. Ok, allora, che cosa abbiamo fatto la settimana scorsa? Abbiamo fatto questo esercizio, che era una persona che chiedeva come arrivare da un punto all'altro. Per esempio, noi siamo nella Fontana di Trevi, qua, al punto 1, e dobbiamo chiedere come arrivare alla Piazza del Quirinale, punto numero 2. Allora, c'era uno dei due che chiedeva in modo corretto, amabile, formale anche, come arrivare a quel posto, e l'altra persona rispondeva con tutte le indicazioni stradali fatte correttamente. Ok? Allora, ovviamente non lo faremo tutto di nuovo, però mi piacerebbe rifarlo almeno uno. Ok? Allora, vi faccio... Mi separo in due gruppi. Allora, sarà un gruppo una coppia e invece l'altro gruppo di tre. Vediamo. La coppia, il gruppo di due persone, farà solo uno. Farà la B. E invece il gruppo di tre persone farà la A, così, la A, la D e la F. No, scusate, solo la A e la D. Ok? Così lo facciamo veloce. Ricordate, il gruppo di due persone, che è... Ah, di nuovo è toccato Luisa con Anna Maria. L'avete già fatto, è venuto così, azzardo. Farà, allora, Anita e Luisa, farete la B, che ce l'avete già fatta. Sì. Vediamo, che cosa possiamo fare, Luisa e Anita? Possiamo fare la F, che non l'abbiamo fatto.
No, sì, l'avete fatta, ma mi ricordo che abbiamo parlato delle scale. Ah, no, facciamo una cosa. Come arrivare da Piazza del Quirinale? Yeah, ok. Difficilissima, eh? Fino a Santa Maria in Aracoeli. Dovete attraversare la città. Ok, allora Luisa e Anita fanno quello, invece Laura, Cecilia e Isabel fanno la A e la D. Ok? La A e la D. Una persona chiede l'informazione correttamente e l'altra persona risponde con tutte le indicazioni stradali. Ok? Ok. Okay. E che devo scriverlo? Decido di scriverlo. Presentate, sì. È corto, allora sono le 9.53 alle 10, massimo 7 minuti, secondo me avete molto tempo. Ok. Allora adesso andrete nei vostri gruppi. Ok. Voy a entrar a ver si los grupos funcionan. Isabel, no sé qué te pasó. ¿Hiciste algo? No sé qué pasó, de repente quedé fuera. Ah, pero apretaste. Ahora, ¿no? Unirse. No, parece que... Si te pregunta unirse, eso.
Bentornati. Aspettiamo agli altri. Eccoli. Anita, ¿me escuchaste? ¿Ah? ¿Me escuchaste? No, por el final no. Ya, espérate, que te lo voy a escribir, te lo mando por WhatsApp. Ah. Ya. Ya, ya, mira. Después del circóndalo, arriveráis verso la destra. ¿Me escuchaste? No se quedó pegada la Anita. Ya no importa. Ya. Se lo mando por WhatsApp, Giuseppe. Ya. Va, qué raro que se quedó pegada. Sí, nos pegamos. Nosotros igual estábamos hablando y nos desconectamos. Va. Qué raro. Ok. Bene. Allora, cominciamo con il gruppo di Isabel, Cecilia e Laura, che dovevate fare quali? La A. Allora, dal punto 1 al punto 2. Perfetto, cominciate. Isabel, tu pregunta? Per favore, devo andare alla piazza del Quirinale. Come posso arrivare? Ya, otra contesta. Ah, y alguien otra contesta. ¿Lau? Ya, yo la leo. Ok, si vada dritto per via di San Vincenzo e al primo incrocio gira a sinistra per via della dattaria. A 200 metri è piazza del Quirinale. Bene, perfetto. Llegamos? Sì, llegamos. Siete arrivati, sì. Aeroporto. Bene, allora la D dal punto 4 al punto 5. Yeah. La domanda era, signora, scusa, dove si trova Piazza Venezia? Aspetta un po', signore o signora, scusa, no? Sì, scusi. Ecco. Scusi. Scusi. Scusi, dove si trova Piazza Venezia? E Cecilia, tu le... Vai dritto per Palazzo Colonia per 100 metri. Via del Corso. Attraversi due piccole strade e troverai Via del Corso. Davanti a te è Piazza Venezia. Perfetto. Sta bene? Sì, sì. Okay. Siete arrivate, benissimo. Meno male. Meno male, sì. Allora, Luisa e Cecilia, no, scusa, Anita. Anita. Uh-huh. Anita, leo io la pregunta e tu la risposta? Bueno. Scusa, come posso raggiungere Santa Maria in Aracoeli? Vai dritto per via della dattaria che cambia nome e diventa via della Unità. Poi all'angolo via del Corso, gira a sinistra e vai dritto fino a Vittoriano. Poi al Vittoriano. Sì, il Vittoriano è tutto questo monumento. Okay. Poi circondalo e arriverai verso la destra. Ahí no sé cómo se dice, saliendo la scala. Ah, sale. Ok, allora devi dire circondalo verso la destra. Verso la destra. E arriverai, possiamo dire, alle scale e le devi salire. O puoi dire sali le scale, sali le scale. Bene, benissimo. Avete fatto molto bene una cosa che, se vi ricordate, l'avevo spiegata la settimana scorsa,
che è molto comune in Italia, che tu cominci con una strada e a un certo punto la strada cambia nome. Okay? È una cosa molto, molto comune in Italia. Succede molto che le strade cambiano nome e poi, quando cambiano nome, comincia, ricomincia la numerazione. Ah, che orrore. Allora, se tu cominci con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e arrivi, non so, via della Dataria 10, attraversi e comincia via dell'umiltà 1. No? È sempre la stessa cosa. E per andare per via della pilota? Sì. In vez de dare esa vuelta, ir por via della Dataria hasta via di San Vincenzo, che si chiama via della pilota. Sì, è un'altra forma, no? Per andare dalla Dataria, via della Pilota, Palazzo Colonna. Esatto. Sono due strade diverse. Laura? No, mi chiedevo perché fanno così, cambiando le nome delle strade. Ah, non lo so. Al massimo ti potrei dire perché sono italiani e fanno che vogliono. Fanno che vogliono. Non so, è l'unica opzione. No, no, ci sono cose che sono assurde in Italia. Assurde, assurde, assurde. Strade che cambiano nome tre volte in, non so, in 1000 metri. Okay? E ricominciando. Strade che sono lunghe 100 metri. Sì? Allora arrivi all'angolo, cambia il nome, arrivi al prossimo angolo e cambia di nuovo il nome. Oh, cominciando dal 1, no? Allora, hai una strada con 4 numeri, la strada 1, 2, 3, 4 e poi ricomincia 1, 2, 3, 4, 5, no, è una orribile. Difficile. Bene, un'altra cosa molto comune che soprattutto in, mi ricordo che mi sa che a Firenze hanno quel problema, voi sapete che come in tutto il mondo abbiamo i numeri pari da una parte e i dispari dall'altra, no? Da un lato abbiamo l'1, il 3, il 5, l'altro abbiamo il 2, il 4, il 6, eccetera. Qual è il problema? Che magari abbiamo qua, per esempio, immaginate qua, in questa strada, abbiamo qua l'1 e qua il 2, vero? Qua abbiamo il 3, però magari questo 2 è così lungo. Allora qua abbiamo 4. Abbiamo 5, no? Allora magari poi continua e finisce che in un certo punto da un lato abbiamo il numero 8 e dall'altro abbiamo il 15. E così. Non è che è proprio di fronte, uno di fronte all'altro. Dipende da come sono fatti i palazzi. È possibile di usare il numero, i numeri, esatto. per trovare le cose. È molto difficile a volte trovare un indirizzo in Italia. Bene. Sono molto particolari. Come, Laura? Conclusione, sono molto particolari. Sì. devi cercare il tuo cammino da solo. Esatto. Però poi approfitti e ti fai una passeggiata cercando i numeri. Quello è bello. magari trovi, non lo so, una gelateria, ti mangi un gelato mentre cerchi il numero. Ok, facciamo la pausa. Sono le 10:13 fino alle 10:28. 15 minuti come sempre.